Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Peppe Varca Collectibles con un nuovo video. Innanzitutto volevo cominciare ringraziando tutti i nuovi iscritti. Ormai siamo a quasi quota 200, quindi per me è un traguardo davvero importantissimo e non posso far altro che ringraziare voi per ogni commento, ogni mi piace, ogni visualizzazione e ogni interazione in generale che avete fatto con il mio canale e con i miei contenuti. Sono veramente contento di star crescendo in questo modo insieme a voi. E per me avere il vostro supporto è davvero importantissimo, quindi ancora grazie a tutti. Adesso veniamo a noi. Questo sarà un video top. Andremo a vedere i 5 migliori acquisti, secondo la mia personale opinione, relativi alle action figures, in particolare Hot Toys della Marvel, che ho fatto nel corso del 2023. Soprattutto saranno Hot Toys che non solo ho acquistato nel corso del 2023, ma che ho portato ovviamente sul canale. Ci saranno ragazzi delle Hot Toys, probabilmente, questo non lo so, lo andremo a scoprire tra poco, ma è probabile che ci sia qualche acquisto che è stato fatto nel 2023, ma non necessariamente la doll è uscita nel 2023, quindi potrebbe esserci anche qualche prodotto un po' più vecchiotto, ma che sono riuscito a recuperare. Quindi ragazzi, non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Iniziamo dalla posizione numero 5, che è ricoperta in tutto e per tutto da questo bestione. Sto parlando di Hulk di Hot Toys, Movie Masterpiece 186, acquistata a Lucca Comics and Games, ma è una figura, ragazzi, che si porta sulle spalle ben 12 anni di anzianità. Hot Toys, infatti, la rilasciò nel corso del 2012 come prima apparizione di Hulk, almeno per quanto riguarda Hot Toys. Tratta dal film Marvel Avengers, è ancora oggi un vero e proprio capolavoro da avere in collezione. Si porta dietro ovviamente i limiti di una figura di 12 anni fa, guardate ad esempio le articolazioni, la posabilità, la scarsità di accessori, ma stiamo pur sempre parlando di Hulk. Head sculpt fenomenale, davvero fantastico, ancora oggi secondo me uno dei migliori mai realizzati da Hot Toys. Guardate i dettagli dei denti, dell'espressione dei capelli e anche il body che, nonostante la grandezza, super dettagliato, morbido al tatto e con, cosa importantissima, le dita delle mani articolate. Davvero bellissimo pezzo che si merita di entrare in questa top 5. Anche la quarta posizione occupata da un altro bestione, ovvero il titano pazzo. Thanos nella versione di Hot Toys Movie Masterpiece 564 tratta da Endgame. Questa, la versione Battle Damage, è la versione che preferisco, che ho preferito acquistare di questo personaggio davvero incredibile. Potete notare ovviamente tutti i dettagli dell'armatura, i segni di usura appunto della battaglia, la varietà dei materiali che sono stati utilizzati per riprodurre questo personaggio meraviglioso che continuo sinceramente a rimpiangere per quanto riguarda i film della Marvel. Guardate il dettaglio che si può cogliere sulla pelle di Thanos, anche questo pezzo del back dell'armatura. Ovviamente le braccia realizzate senza soluzione di continuità, quindi è possibile vedere i muscoli, sentire la pelle e guardate l'espressione con il sudore su questo head sculpt. Davvero un pezzo unico, un pezzo importantissimo per una collezione Marvel di 1 a 6 in generale, ma soprattutto di Hot Toys. Un pezzo unico che sono veramente fiero di avere in collezione, che purtroppo, se non ci fossero altri personaggi veramente iconici, veramente bellissimi in questa top 5, sarebbe stato senza dubbio il numero 1. Prima di andare a scoprire il podio di questa top 5, e in particolare la terza posizione, una menzione speciale va fatta per questo Loki. Sto parlando del Movie Masterpiece 579 di Hot Toys, tratta dal film Avengers Endgame.
davvero una figure eccezionale, in mio parere, costituita da una grande varietà di materiali, a partire dal mantello, alle fattezze dell'armatura, all'elmo, ma che purtroppo si porta qualche difetto sulle spalle, come quello dei capelli e dell'headsculpt, non proprio perfetti come altre versioni di Loki che sono uscite successivamente. Resta comunque un pezzo cardine della collezione, ma che purtroppo non può rientrare in questa top 5. Pezzo che tra l'altro è piaciuto tantissimo anche a molti iscritti, a molti di voi, e quindi non potevo non inserirlo in questa classifica di inizio 2024. Ed eccoci finalmente alla terza posizione di questa top 5, occupata da Iron Man nella sua Mark 46, tratta da Captain America Civil War. Un pezzo davvero eccezionale, questo Movie Masterpiece 608 Diecast 42, che va a riprodurre nel modo più fedele possibile Iron Man tratto dal film. Ovviamente completamente in diecast, parti in metallo, tantissime parti in metallo, funzioni LED, base diorama che non fa altro che valorizzare questa fantastica figure, painting eccezionale, davvero secondo me una delle versioni migliori di Iron Man per quanto riguarda Toys. Unica pecca che non lo fa essere nel primo o nel secondo posto della classifica, la mancanza di un head sculpt. Ci siamo ragazzi, stiamo per vedere quindi la seconda posizione di questa top 5 e poi vedremo anche il vincitore. La scelta è stata veramente difficile perché stiamo parlando, secondo me, di due figure davvero, davvero eccezionali. La testa diceva una cosa quando ho stilato, diciamo, questa classifica, il cuore ne diceva un'altra, però poi ho dovuto cedere. E quindi vediamo insieme la seconda posizione. Ed eccolo, il piccolo grande capolavoro di Hot Toys, Movie Masterpiece 567, ovvero Miles Morales tratto da Spider-Man Into the Spider-Verse. Un capolavoro, davvero, a tutti gli effetti, una figura eccezionale sotto ogni punto di vista. A partire dagli accessori, che sono tantissimi, tutti ben realizzati, un sacco di vestiti che ci permettono di avere, volendo, tre action figures completamente diverse, tre head sculpt e una base diorama con uno sfondo davvero bellissimo, quello con i graffiti tutti colorati, che va a riprendere quello che è il mood di un film altrettanto fantastico che è Spider-Man Into the Spider-Verse. Ed il primo posto di questa top 5 non poteva che essere occupato da lui. È il nostro Doctor Strange, tratto da Doctor Strange nel multiverso della follia, ovvero Movie Masterpiece 645 di Hot Toys. Hot Toys che secondo me con questa figure ha raggiunto davvero la quasi perfezione. Un head sculpt che parla da sé, che mi rende davvero difficile pensare possa migliorare, ma che ha fatto dei passi in avanti rispetto alla precedente versione, mostruosi nei dettagli. Una quantità di accessori elevatissima e tutti curati nei minimi particolari, così come i tessuti, i materiali che sono stati utilizzati per questa figure, dalla pelle alla stoffa, al tessuto per i vestiti, la cappa. Ogni cosa sembra essere al suo posto a creare quella che è una figure quasi perfetta, che purtroppo pecca per qualche piccola inesattezza e per qualche accessorio che poteva essere realizzato leggermente meglio. Per quanto riguarda il resto, ragazzi, è una figure che, come dicevo nel video dedicato, raggiunge quasi la perfezione. È stato l'unica figure che ha quasi raggiunto il 10 nelle mie recensioni.
Ci siamo ragazzi, siamo giunti alla conclusione del video. Queste erano le mie preferenze per quanto riguarda gli acquisti di Hot Toys della Marvel che ho fatto nel 2023. Voi che cosa ne pensate? Avreste cambiato qualcosa in questa top 5? E soprattutto fatemi sapere quali sono le vostre preferenze, dei vostri acquisti o comunque della vostra collezione. Aspettatevi ovviamente lo stesso video, la top 5 delle Hot Toys comprate nel 2023 per quanto riguarda Star Wars. E come sempre ci vediamo ragazzi a un prossimo video. Ciao ragazzi, a presto!